Voglio iniziare dicendovi come abbiamo capito che questo era Galileo Galilei, perché con la ricerca per immagini uscivano tanti risultati. Vedete che ha tipo lì, sotto l'occhio, c'è una specie di bubbone, non so come si chiama. Abbiamo guardato delle foto di Galileo Galilei e abbiamo visto che aveva quel bubbone sotto l'occhio, quindi abbiamo scoperto che lui è Galileo Galilei. Ed eccoci qua in un nuovo video Urbex. Oggi preparatevi che questo sarà un video molto molto strano. Infatti, a parte che sarà, penso, l'80% censurato, ci troviamo in una villa abbandonata di un famoso inventore, di cui non diremo il nome per ovvi motivi, di pericolo, distruzione, come succede spesso. Ebbene, dopo un po' di fatiche siamo riusciti ad entrare. Preparatevi che sarà una cosa veramente storica. E che farà soprattutto storcere il naso, in quanto vedere certe cose tutte qui campate all'aria, buttate, che probabilmente tra un po' spariranno perché alcuni soffitti non sono il massimo, fa un po' male al cuore. Prima di iniziare, come sempre, iscrivetevi al canale, ve lo dice anche Galileo Galilei qua dietro di me, lo vedete? Non è lui l'inventore in questione però, si vede che quest'altro inventore lo rispettava molto. Un commento, un mi piace e iniziamo. Ok, io direi allora di partire proprio con il nostro amico Galileo Galilei. Eccolo qua. Famoso inventore, forse il più famoso di tutti quanti. Vi faccio un po' una panoramica, come vedete ci sono tante cose accatastate. Sembra quasi che hanno messo qui gli oggetti di varie case. Il complesso è grosso, però qui dentro c'è troppa roba per essere la roba originale del posto. Possiamo già partire, ma non so, c'è tanta di quella roba. Partiamo da questo divano. Abbiamo un divano d'epoca qui. Cuscini lunghi. Questo sembra un porta vasi. Sedie. Cosa molto interessante che possiamo vedere. Vedete, qua sopra ci sono dei ritratti. Non so chi sono. Se li conoscete, scrivetemelo nei commenti. E là sopra una scritta. Famiglia Insula Suavis. Non so cosa vogliono dire le seconde due parole, la seconda e la terza parola, però sicuramente è tipo un motto di famiglia. Credo che questi tre facevano parte della stessa famiglia, sicuramente. Andiamo a vedere qui. Allora c'è la maschera da scherma, molto bella. Da dietro c'è un quadro. Ci sono dei quaderni. Non sono scritti. Questo sì. Vecchissimo. Osvaldo, portineria. Ah, ok. Sono i numeri di telefono. Censurare anche questo. Via. Andiamo avanti. Vediamo un po'. Ci sono un sacco di libri. Dopo magari ce ne leggiamo qualcuno. Tavolo. Dai, allora. Vabbè, questi libri qua sono vecchi e ammuffiti. Secondo me se li tiro fuori si rovinano solo. Lì sopra ci sono altre tre persone, tre ritratti, ma questi sono ammuffiti. Questo, vedete, è un vero spreco. Non avete idea del personaggio in questione, del posto abbandonato. Sicuramente erano tutti parenti. E là c'è scritto in solitudine in numeri. Guardate questo potrei lasciarlo. I pochi versi di Alessandro Manzoni, marzo del 1821. Ma pensa. Tipografia di Giuseppe Redaelli, 1860. Pazzia. Voglio leggere un libro. Che libro leggiamo? Vediamo un po'. E qua appena tocchi cade tutto. Vediamo un po', prendiamo questo. Allora. Libro che appena lo tocchi si sgretola. Lettere scritte da più parti d'Europa. A diversi amici e signori suoi nel 1783. Francesco Luini. Pensate. In Pavia. Amico carissimo. Come fiete impaziente della vostra amicizia. Ho appena abbandonato strada nuova. Mi fono,
Non mi sono, appena congedato da voi al Gravellone, dove ho avuto il piacere di incontrarvi. E le lettere di amici ad amici. Portate forfè ancora i. Perché le S sono scritte F? Scrivetelo nei commenti, perché vedete forfè ancora i fegni, non devono essere i segni. Anche qua, lanciarvi, però c'è sto simbolo strano. Cosa? Perché lo scrivevano così? Non lo so, ditemelo nei commenti. Vedete anche qua, la nostra. Ci sono la S, credo che sia scritta in modo diverso. Qua abbiamo un mega cassone. L'hanno sicuramente già aperto, vediamo. Ci sono dei vestiti. Però vi dirò, magari uno di quei libri lo guardiamo, senza distruggerlo. Dovrebbe essere comunque interessante. Anche sto letto con la coperta rossa, molto bello. Allora, ok. Sono dei racconti vecchi. La storia di due figli operai. Seconda edizione. Metto un attimo qui la torcia. Vediamo questo. Caste, poesie italiane. Questi sono libri di poesia. Questi. L'innominato, racconto del secolo XVI. L'innominato, Manzoni. Ok, questi forse sono tutti di Manzoni. Alessandro Manzoni, l'innominato. Ah, me lo ricordo, sono quelle cose che ti fanno fare a scuola. Sì. Quindi sono tutti libri di poesia. O comunque racconti. Vediamo questo. Scelti epigrammi italiani composti da 50 autori. Lo scrigno degli avari è simile all'inferno, se vi entrano i denari non escono in eterno. Bella. Guardate qua che spreco. La carta stampata è una cosa che si sta perdendo, però è una cosa materiale. Il digitale non è affidabile come la carta stampata, per carità. Però, sul parlare dei sardi, saggio di Alessandro Della Barba, professore di letteratura italiana, Reggio Emilia. Un vero peccato. E di qua anche, immagino. Qui hanno fatto cadere tutto. Vedete, hanno campato giù tutti i libri. Lì vedo un. C'è un libro in francese. Angelo De Gubernatis, professore. Usciamo da questo buco. Ok, ripartiamo. Qui anche hanno accatastato un sacco di roba, forse di là c'è un'altra stanza che però non potremmo vedere perché c'è tutta sta roba davanti. È sempre un vecchio letto. E di qua? C'è una porta chiusa, forse da sull'esterno. Vedete quanto schifo c'è per terra? Hanno fatto un casino, c'è un dispiacere camminare su sta roba. Guardiamo magari. Il soffitto non l'abbiamo guardato, sembra in legno, destinato a marcire, molto probabilmente. Quello devo censurarlo, comunque zoom un po'. C'è scritto prima domina comitissa Ippolita e poi non posso leggerlo. Io non so il latino, quindi perdonate il mio latino, ma ci sono tre date. 1848, 1875 e 1932. Comunque, credo che sia lo stemma di famiglia quello. Via. Ah, e qua pure. Stessa roba. Anche questo da censurare. Andiamo avanti. Ci sono un sacco di mobili. C'è una stanza di qua e una di qua. Il campanile che saluta. Ok, qua poteva essere una sala da pranzo. Luigi Gonzaga, tu pensa, dedicato al distinto merito della signora Ernesta Nolfi. E qua? Questo è da censurare. Comunque, come consuetudine nelle nostre relazioni annuali, si dà subito luogo all'esposizione sintetica dei risultati che concernono il movimento dei visitatori del. Ok, quindi questo è tipo un resoconto della gente che è andata a vedere. Questo posto, che casino ste campane. Andiamo di qua, prima dai.
questo anche da censurare, comunque è una borsa di studio del 1982. Guardate che belle, anche le decorazioni che belle, ve le faccio vedere da più vicino. Qui abbiamo un busto del padrone di casa, qua c'è scritto il nome che però censureremo. Guardate il soffitto, allarghiamo la vista. Bello. Adesso qua sarà tutto in pittura perché ci sono nomi scritti dappertutto, però volevo farvi vedere questa rivista che ho già visto prima. Questa rivista è del 1905, si chiama L'elettricista, rivista quindicinale di elettrotecnica. Quindicinale cos'è? Ogni 5 mesi? No, quindicinale ogni 15. Scrivetelo nei commenti come sempre. Comunque è incredibile che sia messa così bene una rivista del 1905. Leggiamola, leggiamola. Tutte macchine, macchine d'epoca. Geschina Busi, Brescia, Napoli. Officina di costruzioni meccaniche, fonderie, macchine da ghiaccio, celle frigorifere. Brevetti di invenzione. Anni d'oro delle invenzioni, questi. Officine Manfredi, Mondovì, Piemonte. Adolfo Rignon, Torino. Pila Omega, Brevetti. Luigi Rossi, Milano. Erano vari fornitori di vari tipi di macchinari. Guardiamo un'altra pagina, questo è interessante. Vedete, è una rivista da elettricisti. Diciamo che l'elettricista di oggi è diverso da questo elettricista qua. Però è davvero interessante. Parigi 1900. Che macchine sono? I migliori motori per centrali elettriche, superiori alle migliori macchine fisse a caldaia separate a motori a gas povero, marce regolari e silenziose. Qua si facevano pubblicità delle loro invenzioni praticamente su questa rivista. Qui anche vedete c'è un sacco di roba ammucchiata, probabilmente cose della villa o degli altri appartamenti qua intorno, gli altri edifici. Abbiamo lo stesso busto che c'era di là. Non so dove girarmi, sinceramente. Questo. Atto preliminare di compravendita, cella presente, privata, scrittura da valere come meglio fra i sottoscritti si conviene quanto segue. La nobile signora Marchesa, maritata, cede e vende all'ingegner i propri fondi di San. Tu pensa, sto posto lo conosco, non è qui però. Quindi questa è la moglie dell'inventore che vende i beni, o la moglie di uno degli eredi. Guardate le foto. Queste anche sono molto vecchie. Ma non penso che le censurerò perché tanto sono tutti morti. Questa galleria. I due cani che tirano lo straccio. Ma tu pensa. Qui vediamo se censurare. Comunque, secondo me qui c'era una Madonna. Secondo me qua c'era un altare. E non c'è più. Ci hanno portato via qualcosa. Questo sembra un osservatorio astronomico. Sembra, sì, sembra un telescopio gigantesco. Questa proprio di sì. Questo anche è tutto da censurare, comunque è una piantina di una città, però del 1856. Questa città adesso è totalmente diversa, ma sono sicuro che certi punti sono rimasti. Qua qualcuno si è fatto una sigaretta. La guerra e la pace, romanzo storico. Vedete quanta roba c'è per terra? Cioè, è un dispiacere camminare su sta roba. Sarebbe da raccogliere tutta. Vabbè, adesso questo è il pezzo forte, secondo me. Allora, adesso guardiamo un po' di foto. Questa, non so se si vede da video, ma è fatta strana. È particolare.
materiale, fa tipo un effetto brillante. Secondo me sono tutte, cioè minimo 100 anni hanno, minimo. Non riconosco i posti. Non le censurerò perché appunto sono così vecchie che, cioè ormai. Guardate questa. Questo è Mussolini. Questo qua è Mussolini. Vero? Sì, questo è Mussolini. Abbiamo trovato la cartolina. Vediamo questo, devo censurare. Emporio fotografico. Sì, è da censurare. Cartolina postale. 1927. Visita di Principe Umberto alla tomba di. Quindi qua c'è il Principe Umberto, ma a me mi pare troppo Mussolini questo. Poi fa il saluto fascista. Quindi Principe Umberto con Mussolini. Bella. Questo è un condor. Sì, un condor, così. Ok, quindi qua si guardavano le stelle. Praticamente l'erede di questo inventore, diciamo così, era il responsabile dell'osservatorio astronomico, di più osservatori astronomici. Ecco, infatti ne abbiamo un altro ancora. E secondo me questo è uno di questi osservatori astronomici. Guarda questa anche, che bella. Salso Maggiore. Zia Maria. Anni 20? Punto di domanda. Te pensa. Guardiamone qualcun'altra. Questa è consumata. C'è un bambino. E dietro alle cartoline ci sono delle scritte. Sembra quasi che abbiano preso queste foto e abbiano provato a capire chi erano i personaggi. Qua della gente che rema. Qua è una cena. Vediamo se c'è scritto qualcosa. Papà con e. Non si capisce. Sì, qualcuno ha preso le foto qua e ha provato a capire chi erano le persone. Gli eredi sicuramente, perché dietro ogni foto c'è scritto qualcosa. Qua c'è scritto tanta roba. Caro Luigi. È del 1930 questa. Con un cane. Anche qua c'è scritto dietro qualcosa, sì. Milano. Questa è del 1904. Addirittura. Tutte le foto di famiglia. Questa è vecchissima, sembra quasi stampata sulla carta. Pensa. Questo è l'osservatorio astronomico. Chissà dov'è questo? Tutte le foto di famiglia. Divertente che abbiano provato a capire chi erano. Hanno cercato praticamente di ricostruire l'albero genealogico dalle foto. Questo è un busto. No, questo non è un busto, è una statua proprio. Ce ne sono tante di queste foto, tantissime. Ma sempre foto di famiglia. Vediamo dietro. 1939, agli albori della guerra. Basta, adesso le rimetto dentro e boom. Bene, come avete capito, ormai a questo punto del video è un posto ricco di storia. Ho dimenticato la mia torcia là sul mobile, ma sì, vabbè, fa niente. C'è ancora una stanza da vedere, due stanze, e poi in teoria c'è anche tutta un'altra ala. E adesso andiamo a scoprire. C'è un'altra persona con me che però l'ho persa, non so se l'hanno presa gli alieni, non lo so, andiamo avanti. Ok, allora adesso ripartiamo da dove eravamo rimasti. Guardate che bel lampadario, scritta in latino, pareti molto belle. Questa è la stanza più famosa, magari l'avete già anche vista. Le sedie sono in pelle. Vi inquadreremo da lontano perché se no si capisce tutto. Veduta di Venezia presa dalla dogana. Ci sono delle cuffie da. Sì, sono quelle che si usano sugli aeroplani. Una borsetta. Questo è un mobile armadio. È chiuso. Hanno provato ad aprirlo, ma è chiuso. Spirito Santo.
Sono questi sostegni dappertutto che sono la cosa che più odio nei posti abbandonati da vedere. Non capisco se sono per bloccare le finestre o se è per sorreggere proprio. Comunque vedete, anche qui hanno campato un sacco di roba così a cavolo. Bello il lampadario. Ci stavano le candele vere, però ci accontentiamo. Andiamo nell'ultima stanza per adesso. Guardate che casino. C'è un caos devastante. Tutta la roba per terra. Ci sono foto e libri ovunque. Ci sono i sostegni qua al soffitto, vedete? Molto bello. Però vuol dire che è in procinto di crollare. Sarò un po' largo qui, tanto le foto le abbiamo già viste. Anche qua, guardate, vedete? È pieno di fotografie. Fotografie e libri. Devo stare attento a cosa inquadro. Ci sono indizi dappertutto, guardate quella corona. Qualche statua. Qualche quadro santo. No, le statue me le sono sognate, quelle non ci sono. Vabbè. Oggetti dal passato. Questo gioco qua cos'è? Guardate questa che bella. Se ciao, io se sto qua a guardare le foto. Parigi. Grammatica elementare, lingua greca. Complementi di matematica. Comunque si vede che c'era una persona colta qua dentro. Eh sì. Vorrei magari guardare uno di questi libri qua. Prendiamolo delicatamente. Madonna, stanno polverizzando. Poi lo rimettiamo a posto. Sette. Non c'è scritto niente. Strano. Appoggiamoci da qualche parte. Qua. Nuova geografia universale, antica e moderna. Cosmografica, fisica, topografia di commercio, industria, politica. Tutto, cioè statistica, etografica ed storica. L'Abissinia è limitata a settentrione dalla Nubia, al Levante in parte dal Mar Rosso ed in parte dal regno di Dankali. Esiste ancora. Abissinia, Dankali. Il signor Bruce, dal quale abbiamo noi tratto questo articolo, assicura che l'Abissinia contiene le seguenti province, e cioè Masuah, Tigre, Samen, Debek, cioè capite qua, era ancora un tempo in cui, cioè, tu scrivevi un libro e ti basavi su quello che ti aveva detto un altro e lo dicevi a un altro ancora. Non c'erano i satelliti, non c'erano i satelliti, era tutto un ho visto, mi hanno detto. La conquista del Perù con 600 fanti, 60 cavalieri con 12 piccoli pezzi di cannone. America. Pensa. Rimettiamolo qua. Ok. Mi fa ridere che di fianco a tutto questo c'è la tombola. La tombola di 100 anni fa. Volevo vedere questo io. Cos'è? Ok, devo censurarlo. Niente. Al carissimo amico, in memoria delle molte gite fatte insieme in questo posto che non conosco. Voi conoscete questo posto? E niente, ragazzi, qua ci sarebbe da stare un anno a guardare tutti questi libri, questi documenti. Mi dispiace camminare su queste cose. Un pensiero alla Venezia, vedete, ci sono anche gli spartiti musicali. Là sembra che ci sia una specie di diploma. Biblioteca del pianista. Cavolo. Tipo, censura attiva. Questo è un'enorme coccarda di metallo, quelle che vedete proprio appese
alle statue in città. Infatti è dedicato a questa persona, morta, diciamo, nella prima metà del Novecento. Guardate, c'è anche un baule. Niente, però è da censurare, tutto da censurare qua dentro. C'è la cucina. Qualcuno ha fatto festa con l'Aperol. Sono voluti a bersi l'Aperol. Però questa roba è recente. Sì, 50 anni. Sì, è murato. Hanno provato a sfondare, ma non ci sono riusciti. Allora, ragazzi, il video continua, però andiamo un po' più veloci. Ci sono le camere da letto. Sto marcendo tutto quanto. Un'esplorazione un po' improvvisata. Non capisco se è un'ala più moderna o meno. Stufa, guardate il Corriere della Sera con l'ombrello e il cappello appoggiati. Governo salvo, decisivo Cossiga, mille, no, di che è 2007. La cucina, una macchina da cucire, anche detta da scrivere, ma solo per i più fedeli del canale. Comunque sono sempre le stesse macchine da scrivere, avevano. Sono sempre le stesse macchine da cucire, avevano il monopolio questi qua della Necchi. Vedete, anche un big dell'industria può fallire. Il tavolo è ancora tutto apparecchiato. Mi sembrano d'oro. Non penso che sia un d'oro comunque. Sta venendo giù tutto il tetto anche qua. Praticamente noi stiamo camminando sopra sta roba. Questo sembra un porta champagne. Ok, di qua invece sembra una sala. Una sala. Comunque sì, quest'area è più moderna, l'hanno usata più di recente. Vedo un calendario dell'89 là in fondo. Allarghiamo la vista. Sì, è tipo un'officina, vedo là che ci sono tutti gli strumenti. Guardate un autoradio. Così. Vestiti. C'è anche il triangolo. Quante cose. Guardiamo un po' gli strumenti. Ah, sto pavimento è proprio brutto.
pompetta dell'olio. Col grasso, non lo so. E beh, forse per oggi abbiamo finito, sapete? Quindi, come abbiamo visto all'antica, storica, in teoria, penso che quella parte là l'abbiano tenuta un po' come deposito, la roba in più, un po' come museo, ok? Ala della casa museo. Questa parte di qua invece l'hanno vissuta fino a tempi più moderni. C'è un calendario proprio lì dietro, ma non c'è la data. Vabbè, c'era un giornale del 2007, c'era un calendario dell'89, quindi è strano il giornale, perché è l'unica cosa dopo il 2000 che abbiamo trovato. E questo è vero peccato che sia così questo posto. Ma questa è una frase che ci ripetiamo molto spesso. Che non abbiamo ancora finito, come hanno detto. Qua c'è un piccolo ripostiglio mobile. Questo sembra un appendino questo. A sto punto andiamo a vedere un attimo anche là dentro, visto che ci siamo. Molto grosso sto edificio. Ah, qui è tutto crollato completamente. Sì, qua tutto completamente crollato. Vedi qua? Qui da sulla strada, pensate. Guardate qua, hanno stortato le inferriate per entrare, chissà quanti anni fa, per rubare. Paura stare qua dentro, però anche qua era pieno di cose storiche. Non capisco se siamo al piano terra, perché noi siamo saliti. Proviamo a vedere. 1903, Liceo Manzoni, pensa. Anche qua è pieno di storia. Il piccolo salottino. Guardate questa culla, questa è vecchissima, mai vista così, è la più vecchia che abbiamo mai visto. Anche quel cestino, bellissimo questo. E qua, altri mobili, un labirinto continuo, è gigantesco. Solo che è tutto sostenuto, è questo che non mi piace. E non so se sotto abbiamo il terreno o è il soffitto. È grandissimo, cavolo. Allora, qui la trave è caduta addirittura, si è stortata, vedete? Malissimo. Andiamo molto cauti. Non mi ispira per niente questo posto. Io direi di uscire, non ne vale la pena, tanto qua è vuoto. Non capisco dove siamo rispetto all'edificio di prima. Il pavimento è curvo, perché vedo l'asse che ha uno spazio sotto, si sta curvando il pavimento. Usciamo, bello ma pericoloso. Enrico è andato lo stesso e ha visto questa cosa bellissima. Ma che poi è pieno di calcinacci. Questo è un passeggino. Sì. È un passeggino dell'Ottocento, sembra un carrello della spesa. No, insomma, è un passeggino, fateci sapere che è un passeggino. Sì, un passeggino. Passeggino. Assurdo. Guarda là sotto. Guarda, figata. Mamma mia. Non Bellissimo. finisce più scoprirci questa villa. Vedi qua, vediamo. Io ho paura di come sia sotto, perché vedi, è così. Non so, infatti che mi Da qua non c'è niente, c'è sottoscala, il bagno, c'è solo quella stanza lì, ma mi sembra uno sgabuzzino. Vedi qua. Sono camere da letto. Qua è una camera da letto. Anche qua avanti, va avanti. Non si capisce niente. Va a vedere di qua.
cosa c'è sotto. Però queste scale sono di legno. Non è che mi... Dici che tengono? Sì. Eh? Volevo vedere quello. Guardate questo quadro quanto è vecchio. Guarda che è tipo una... Era sopra cosa... Una tela. Una tela. Una tela. Pensa. Questa sì che è roba vecchia. Guardate anche le sedie. Bellissime. Sono antichissime queste. Sì, è vero. Questo set qua. 200 anni ce l'hanno tutti. Se non di più. Sì. Non lo so, però sono vecchie vecchie. Mamma mia. Questo quadro sotterraneo è devastato. Vero, guarda quel libro là. Guardate, guarda. La sveglia. Mamma mia. Poverino. Povera sveglia, quando sei fermata alle 6:30 più o meno. Sì. Quello è il bagno che vedevamo prima. Proviamoci. Ah, siamo là, guarda. E la porta dietro. E quindi c'è qualcosa di chiuso. Sai che non mi ricordo. Madonna, che queste scale mi fanno paura. Morte in diretta. Che giro abbiamo fatto? C'è la porta chiusa. E c'è l'allarme. Ah, ecco, era qua, era chiuso. Abbiamo fatto tutto il giro. Qua c'è un'altra porta, però. Chiuso, tutto chiuso. Questo è un appendino, non è una porta. Devo rifare tutto il giro, cavolo. Le scale sono messe bene, però questo mi ricorda. Cioè, vediamo, secondo me c'è il cemento sotto. Ah, sì. Niente, praticamente siamo finiti dalla parte opposta della casa dove eravamo prima, quella più antica. Non ci siamo arrivati proprio alla porta chiusa. Guardate, ci sono i libri e... È vecchissimo. Porca miseria, ma... Mamma mia. Tutto spreco. Che peccato, che tutta sta roba qua, La storia cancellata. Sì. Buttato tutto qua a marcire. Sì. Scrivetemi nei commenti cos'è questa cosa. Sembra una raccolta di calamite. Thank you.